Questo inserita nel contesto internazionale in cui l'Italia è, cioè un regime debole che dipende in modo subalterno, ha vissuto una europeizzazione passiva, tipica della sua borghesia compradora, un po' simile a quelle delle borghesie sudamericane, che distillano plus valore assoluto dalla centralizzazione capitalistica che avviene in Europa attraverso una tecnocrazia che, come ci aveva imposto le quote latte, ci impone adesso anche le quote di supplenze finanziarie per superare la nostra arretratezza. In tutto codesta crisi, noi pensiamo che la prima cosa da fare è ridare fiducia nelle istituzioni. Sì. Ricostruire una fiducia istituzionale. E il paradosso della storia ci consegna un dipendente di quel capitalismo finanziario, che è Mario Draghi, che non è né un dirigente, ma è un dipendente, quindi un uomo che farà ciò che gli si dice di fare, che ha scarse competenze tecniche, ma elevatissime capacità politiche di manovra, gode della fiducia di quello che è l'alleato storico dell'Italia, che deve rimanere ad essere, che è gli Stati Uniti, gli Stati Uniti di Biden. Va benissimo che adesso ci sia stato questo trattato con la Francia, un altro esponente di questo capitalismo francese legato al capitalismo americano, erede di Maine de France e di Aristide de Briat, Macron, che anche lì ha disgregato la Francia, scompigliando sia le tribù golliste sia quelle socialiste, ma che comunque noi pensiamo che questo inedito rapporto di fiducia che c'è tra gli Stati Uniti e l'Italia, così come era stato comprovato dalla pressione che gli USA fecero per nominare Draghi alla BCE, che salvò l'Italia, salvò le banche fondamentalmente con il Watervalley Tax, oggi possa riproporsi, auspicando, grazie alle pressioni internazionali anticinesi, antitedesche, perché la Cina è l'antemurale del rapporto di terra tra capitalismo tedesco e capitalismo cinese, che Draghi vada al Quirinale. Devo dire, questo ha anche una conseguenza immediata. Pensate se dovessimo assistere nel problema della pandemia, della crisi sociale, dell'aumento della povertà. Più della metà delle famiglie italiane, grazie alle riforme liberiste, sono sotto la soglia di povertà. Se noi dovessimo assistere a 24 votazioni per eleggere il Presidente della Repubblica, bisogna liberarsi di questa questione, mettere lì un fedele esponente dell'establishment e ridare la parola agli elettori, andare al voto. Ecco, c'è un Parlamento, scusa, che non va. Tutto qui. La tesi del libro è questa. Amen. No, sei stato come sempre di una efficacia, di una chiarezza totali. Adesso